Ciao a tutti che ci ho e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Modcraft ITA Allora, eh, ho un paio di cose da dirvi. Ho, ho letto i commenti dello scorso video eh, ed è per questo che mi è molto difficile pre-registrare gli episodi di Minecraft perché mi baso molto su quello che mi scrivete voi. Comunque, eh, mi avete dato dei suggerimenti che ho apprezzato tantissimo e metterò in atto alcuni di essi proprio ora e vi spiegherò perché. Allora, eh, mi avete detto di usare gli item duct per tutto, però ehm, mi sembra più compatto usare una diamond pipe al momento. L'unica pecca della diamond pipe eh, è che non, eh, diciamo, riconosce un eventuale oggetto che è diverso da questi. Quindi per risolvere basta creare una cesta, mi sono già fatto il legno. Metterla qui e sulla zona blu non mettiamo niente così, se arriva un oggetto che non sa cosa fare, cioè non è nero rubber né rubber wood né rubber sapling, andrà nella zona blu e cioè qui. A cosa mi riferisco? Mi avete detto che esiste un sapling piuttosto raro che può uscire, che è il sacred no, sacred che non è il gioco, tranquilli, no, non è questo, è questo sacred rubber sapling. Warning Pactras Worship. Praticamente cosa fa? Questa roba una volta che cresce ti crea un albero che è 400 blocchi per 400. Aspetta fammi ripetere. 400 blocchi per 400. Quindi se mai succedesse che mh, ne cresce uno il mondo diventa inutilizzabile da tutte quelle robe. Bisogna disfarsi dell'albero. Dell che poi con 400 e 400 foglie. Cioè. Uh, immagini quanti alberi ti escono io dico solo quello, dico solo quello. Uh, però qui non sarà questo il caso perché ho il rubber sapling solamente nel nero quindi uh, solo il rubber sapling può andare di là tutto il resto andrà nel, nel blu uh, se non avessi messo questa chest mh, un eventuale rub sacred uh, rubber sapling sarebbe uscito dalla pipe sarebbe despawnato col tempo quindi come dicevo qui non userò gli item duct un posto in cui penso sia uh, saggio utilizzare gli item duct è qui Uh, ho creato l'internet e anche il pneumatic servo. E uh, qu qui è output. E qui è input. Così, no? Ci sì, dovrebbe essere così. E praticamente gli dirò che accetterà solamente charcoal. Uh, posso dirgli anche quanto charcoal? Non lo so. Penso di no. Qua possiamo decidere lo stack size, 64 mi sembra ok. E cosa succederà? Succederà che nel caso noi avessimo la, la fornace piena, con questo sistema, aspetta devo mettere che non ha bisogno di niente, ecco, con questo sistema lui cercherà ad andare, non ci riuscirà e teoricamente dovrebbe restarmi là dentro. Funzioni? Che fa il cane? Ah no, non lo fa partire perché capisce che non può stare nel momento in cui io levo questo, teoricamente dovrebbe partire. Sicuro? Vuoi fare il cane? bastardo? Deve funzionare. Il principio è quello. Solo sì, che dice? dice così, sta finendo carburante qua. Proviamo a mettergliene un altro. Magari ha bisogno del Tutto diretto. No, proprio stronzo. <ride> ok, ho capito un po' come funziona. Ma si sta facendo notte? Ah no, che c'è un alberello qua sopra che dà fastidio. Vabbè, come vedete qua tutto sta proseguendo, con continua. La Demon Pai funziona tutto alla perfezione. Comunque, se, uh, se c'è il Pneumatic servo dà problemi, non so, magari non rileva questo come un inventario valido e quindi non funziona blacklist whitelist. Perché non funziona. Ho seguito quello che dice la wiki alla perfezione. Ma non lo fa fare. Ora ho, detto, ho messo degli stick qua dentro. Per vedere come si sarebbe comportato. E uh, non invia niente. Nel momento in cui io levo gli stick. In teoria. Iniziare a, a mandare le cose. E infatti le manda. Molto bene. E quindi diciamo che. L'unico modo per... Uh, continuare a fare andare sta roba senza che si, se che si inculchi troppo perché dopo si rischia che qui esca roba perché magari se questa arriva ad avere 64 pezzi di rubber wood questo si incastra e quindi non è comodo eh, e fare quello che volevo fare in questo episodio cioè mettere magari anche un altro steam dynamo perché esiste una modalità dell'item duct che consente di dividere il carbone tra tutti gli inventari disponibili Uh, quindi serve molto comodo, sta tizzito, trattore di merda, <coughs> uh, e mette una Redstone Cell che è praticamente una specie di batteria con uh, il Redstone Flux e quindi ci, cons ci consente di conservare energia, diciamolo così. Uh, ci servirà il Crescent hammer per fare sta roba, ma uh, è abbastanza semplice. Invece la Redstone Cell, cell è qualcosa di un po' eh, complicato però abbiamo tutti i materiali per farlo ho già controllato quindi sarà abbastanza semplice è solo questione di, di crafting abbiamo bisogno della redstone energy cell Fai scrivere energy che non è questa perché qua c'è scritto frame vedete frame serve solo per costruire poi quello che ci serve è questo energy cell questa è vuota questa è piena piena vabbè penso sia solo per, per chi usa i trucchi e non serve quella vuota per poi riempirla. Contiene un milione... Aspetta un milione o 10 milioni? 10 milioni e uno? Perché c'è un uno là alla fine. Facciamo 10 milioni e uno Così. E si crafta così. Allora, LED abbiamo già visto, l'abbiamo già come materiale. Non abbiamo neanche troppo in realtà, però ci basterà. Poi abbiamo bisogno del Resto conductance coil. E di questi tre lingotti di electrum Come vedete, anche qua abbiamo bisogno di un, di un lingotto così: questi si craftano con la polverina. Bisogna creare la polverina con pulverized silver e pulverized Gold. E che ci danno due elettrici blend, e quindi bisogna craftare un po' di quelli. Perché al centro abbiamo bisogno di un energy cell frame pieno. Come si fa? Bisogna, prima cosa, craftare un energy cell frame vuoto, con sempre l'electrum ingot. Il diamantuccio e l'alene glass. L'alene glass, avevamo già parlato. Si costruisce con un altro macchinario, sempre della Thermal Expansion, che è l'induction smelter. L'induction smelter ha bisogno di um, un materiale e dell'obsidian dust. L'obsidiana ob, possiamo procurarcela tranquillamente con le turtle, poi di energia ha bisogno. E ci dà l'alene glass. L'alene glass è diciamo una specie di salto di livello per il crafting perché poi potremo craftare per l'appunto questo e poi potremmo tramite il fluid transposer un altro eh, diciamo macchinario della della Thermal Expansion, mettere della redstone destabilizzata all'interno di questa roba. Come si crafta la redstone destabilizzata? Bisogna creare un magma crucible, e qua forse uh, avremo dei problemi. Perché non mi ricordo il crafting. Magari bisogna andare nel nether. Mm. Ah, è cambiato il crafting. Abbiamo bisogno di no. Vabbè, dai, easy peasy. È un questa Queste sono tutte robe facili che possiamo fare. La roba un po' così è il Nether brick. Nether brick. Non so se si può craftare in qualche modo. So che c'erano alcune ricette di crafting, Demonic Blood. Ah, qua si potrebbe creare potrebbe essere interessante quella vicenda perché potremmo finire a, a utilizzare altri mod per ottenere questi blocchi che ci servono. Allora, direi di iniziare per, per gradi, la prima cosa che ci serve è per l'appunto il magma Crucible. Quindi direi che una cosa che possiamo fare è prendere le nostre due tartole Che in realtà sono già lì in caverna. E andare a creare. No, più che creare andare a trovare un po' di ossidiana. Con l'ossidiana, poi. Ci creeremo un portale. Andremo nel Nether. Anche se ho i miei dubbi che nel Nether avremo vita facile perché, con queste mod ci sono sempre i mob stronzetti che insomma ti fanno fanno i bulletti, tutte ste robe così. E eh, stanno un po' antipatici, antipatici quei mob. Eh, prima di andare, quindi, cercherò di uccidere un pipistrello. Perché vi ricordo che io ho la mod per trasformarsi negli oggetti, ne, insomma, dei cani bastardi in cui che, che uccido. E sarebbe molto comodo avere un pipistrello nella mia schiera di mob. In questo modo non, non solo posso volare. Ma sono anche piccolino e quindi eh, sfugo più velocemente agli attacchi. Ad esempio dei blades e di quelle cose così. Non ho come lo scoop. mi boh, sembra di averlo preso questo oblivion knife Ok, allora, pipistrelli mi sa che qua sotto non ne trovo. Però. LED lo prendo volentieri, invece non ho abbastanza roba, perfetto. C'è roba tra dentro? Eh sì che c'è roba. Ok. Il comando mi pare di averlo già mostrato, quindi eh, se non ve l'avessi mostrato è dig Tattle.dig, aperta questa parentesi, quindi è abbastanza disinamo squeezy. Mi metto a scavare un po', vado a trovare questa ossidiana e ci vediamo tra poco. Ok, ho raccolto 19 pezzi. Ho visto che eh, l'ossidana possiamo usare per fare o col maceratore la dust. Oppure ancora meglio col pulverizer perché mi danno 4 pezzi. Quindi userò decisamente il pulverizer. Mi conviene di più. E così uso meno pezzetti. E allora, per fare i nether brick, siamo in una versione di Minecraft abbastanza alta 1.6.4. Per poterlo fare con. Eh, il netherrack, cucendo il netherrack, quindi mi bastano 8 pezzi di netherrack e posso fare tutto praticamente perché il resto dovrei avere tutto. Quindi eh, prendiamo i pezzetti di roba, le tartole, le lascio qui perché in caso morissi non vorrei perdere praticamente i miei due piccoli di diamante. Eh, non ho con me della flinta... eccola qua. E intanto ne approfitto anche, lascio qua un paio di cose che ho trovato. E basta Satpeter. Ancora non ho capito che cazzo serva però. Oh, shh, poi vedremo. Devo fare le ceste più grandi. Um, sì, Tanto facciamo. Andiamo nel nether. Poi vi spiego anche come funziona l'upgrade delle ceste. A qualcosa di più grandino grandino. Mm -hmm. Comunque, mi sono comprato un portatile. perché chi mi segue sulla pagina Facebook lo saprà perché vi ho chiesto consigli. Eh, poi magari non lo so in un vlog di sicuro lo mostrerò quindi non problemino fa perino però ho dovuto prenderlo no, perché altrimenti resto in, 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 impossibilitato a editare vlog e tutte queste cazzate così aspetta è di due o di tre no è di due boia sprecato un pezzo di ossidiana che troia Vabbè, poi lo vado a prendere con la Tartle. Ho, ho perfino il piccone di, di Cobblestone, cioè di stone. Che okay, è insomma perché Want go deeper? di per un corno. Uh, ora non vorrei che ci mettesse troppo a caricare il mondo. E invece no. Cosa sono questi blocchi? Ash block. Boh, non vorrei che mi bruciassi. Uh, diamo un'occhiata in giro. Ci sono tante cose. Tante cose. Se non sbaglio, uh, ma cosa c'è sta roba? S smoldering Glass Block E mi è la alder normale. Uh, Madonna, uh, cane rognoso. Vabbè, ora ho il pipistrellino. Perché non posso andare? No, ah, per il bug che vi dicevo. Lo stesso motivo per cui in Minecraft ita non ho potuto fare la, la farm di villager come volevo. E ma oh, com'è che sei così veloce? Ma sto cane rognoso. C'ero anche l'acqua ma se la piazzo tanto si leva Oddio non vuole mica farmi morire Oh E' stronzo eh, No Mamma mia ma che culo 19 pezzi Giusto un altro paio Pieno anche un po' di quarzo Non si sa mai Potrebbe servire E me torno Tipo Instant a casa Perché non sono per niente E dico niente Equipaggiato a fare una roba del genere Ma meno denada Proprio zero Tra l'altro la potrei trasformarmi In teoria nel pipistrello Questo qui firebat ehm. Ok Praticamente Dalle indicazioni ho capito che se vado tipo In acqua prendo danno Oh sì, sì. Quindi saliamo da qui. Va che bellino però. Posso mettere anche i capelli? No, non si vedono. Cos'è? Spero solo che non prenderò a fuoco la roba. Ok, dovrebbe andare bene. Sono bassino. Bassino. <coughs> no. Allora, come dicevo, otto pezzi di questo. E siamo a posto. Però va che tutte queste fiamme da fastidio. Devo trovare al più presto il quello normale. Bene, ora costruirò i vari macchinari e, e vi spiego un po' tutto. Ok, primo oggetto craftato. Magma Crucible. Funziona, come vi ho detto, con uh, l'energia del Reson Flux. E questa è l'interfaccia. Bisogna solamente dargli qualcosa da bruciare, l'energia, e poi lui ha un tank interno in cui si tiene le cose. Uh, quindi... È abbastanza semplice. Anche qui ci sono tutti i controlli per l'output, per l'input: eh, anche il massimo, tutte le cose, la quantità di. insomma, il solito. E questo è il primo passo. Il secondo passo eh, bisogna fare tipo il top down. Che si ricorda il top down? dell'elementare? A me lo facevano fare il top down ehm, dal magma crucible. Poi bisogna andare. Facciamo per l'appunto il top down. Bisogna andare. Qui c'è all'induction smelter. L'induction smelter che andrò a craftare proprio adesso, non mi ricordo il crafting ma mi pare di averlo visto ed era fattibile. Infatti più che fattibile, anzi proprio una cagata. Inva dovei averne da qualche parte che avevo fatto la lascia. Ricordate, no? Ho fatto l'ascia per fare un, un qualche tipo di roba, non ricordo. Il plant, mi pare, o l'alvester. E mi erano avanzati dei pezzetti di invar. Ne sono quasi completamente sicuro. Silver, Littin, Ah, non vorrei fossero qua, scusa. Invar, va che roba. Quanti? Me ne servono solamente due, quindi me ne avanza anche uno. Perfetto. E il resto è abbastanza disipisile lemon mosquisi come al solito quattro di questi, uno di quelli, un altro di questi, due di questi due di copper e tre pezzi di questi per il secchiello, mi sa che ho preso uno in più però foto e sega, invece no ecco, come noterete se giocate a questo tipo di pacchetti eh, il glass è essenziale a momenti se non hai il grasso non puoi fare niente. E quindi vi consiglio di fare come vi ho suggerito nello scorso episodio, eh, quel tipo di, di roba cioè mettere la cobblestone nel, nel pulverizer per fare tutte le cosette carine e coccolose. Eccolo qui: induction smelter. Come vi ho detto, per realizzare tutte le cose, c'è bisogno di una specie di eh, sostegno. Da una parte infatti ci metteremo la polvere di ossidiana che ora andò a craftare. Mi sa che servono... Uh, allora sono 8, 2, 4 pezzi di ossidiana. No, oh, sbagliato. 4 pezzi di ossidiana. Perché non mi cuoceva la roba? Perché c'era la grave nel mezzo. Mm, capite, sta droga 4, insomma... Andiamo a vedere. Mm, Dov'è? Uh, ossidiana. Dov'è? 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 Dov Oddio, non vorrei non funzionasse questo tipo di roba. Penso anche di sì. voglio, se no ti picchio. Um, sempre redstone. Dobbiamo fare. We are in pain. Ah no, infatti funziona. No, mi, è avuto, mi è avuto un attimino un colpo. Ho detto no, vabbè, boh, non è che non me lo vuoi far funzionare. Comunque sono 8 pezzi di ossidiana polverizzata e un pezzo di LED. E ti, ci darà due aldener glass. A me ne servono 8 se non erro. Ah, per fare energy cell. No, solamente 4. Quindi gli 8 pezzi che ho creato... 16, ok, va bene. Ci servono solo 8. Quindi noi mettiamo 8 qui. Ma no che cazzo dico ce ne servono 16 Sì, ce ne servono 16 Vai Ora servirà solamente energia eh, Non so se ho da qualche parte No, mi sa di no E quindi sa che mi tocca craftarmeli 6 E due pezzi di classe Ce li ho Ecco dopo un po' Noterete che imparate le ricette A memoria Che fa comodo? We are in pain. Nananananana. Nananananananana. Nananananananana. Ecco, ora inizia, si fa le sue cosette, otterrò uno degli elementi per fare sta roba. L'altro elemento è l'electrum. L'electrum ci servirà per uh, le altre cose. Quindi ci conviene uh, polverizzare, facciamo uh, tre pezzi di silver, tre pezzi d'oro. Così abbiamo sei, quattro. Quanti abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di tre qua. E 4 qua quindi di 7 e quindi ci tocca fare 4 pezzi d'oro e 4 pezzi di silver 1 2 3 4 le polverizziamo e aspetta devo mettere qualcosa qui se sennò... no eh, ho capito io mica sono scemo che se no mi faceva il gol era un ciclo infinito eh, lascia stare peggio cose dammi qua e così possiamo Proseguire, oh mi mancano gli altri 8 pezzetti, scusa non l'ho fatto apposta. L'unica cosa è che qua ora perderò questi, questo Redstone Flux perché probabilmente devo cambiare posizione, è solo temporaneo questo per, uh, per farmi la Redstone Cell. E a proposito, fammi approfittare che sono qua, perde energia. Brucia bellino, brucia! ecco qua, 4 arde nel glass. Qua è il pulverized coso. Uh, nel magma crucible, tanto vale iniziare a cuocere un po' di roba. Questo non ci serve più per ora perché era necessario solamente per fare le altre cose. Cioè il, uh, i robetti. Però insomma, a tenerlo, lo teniamo. Lo mettiamo qua in un angolino. Ecco, ho già finito lo spazio. Boy. Mettiti qua, stizzito. Uh, ne ho un altro. Boia. Allora, spostiamo sta roba. Oh, mi serve un piccolo e più potente. Dammi un po' di diamanti no perché poi diamanti poverini Dove sono il cazzo di cosi. Vabbè ce li avrò qualche po' Eccoli qua Diciamo tre di questi E Mai paura Va che bellino Ah oh, mi sei mancato Va come va veloce Eccolo qua Neanche troppo però non di da nessuno Giustamente perché sprecare così? Se posso metterlo qui Magua Cruci, quando allora inizierà a prendere energia bisogna vedere quanta bisogna d'agiene. Bisogna d'agiene... Non mi dice quanta? 4000 mb. 4000 mb non so effettivamente quanto siano perché qua non me lo mostra. Sono 10.000 mb, quindi 4 tacchette. Vediamo un pezzo di destro quanto quanto me ne dà, spero anche abbastanza. Guarda che lento. Dai su, animo, uomini, questo 400.000 rf si piglia No, 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 via Butta energia, no, basta energia, cazzo fai? Ma fa culo Oh, sorry Mi ha dato 100 Quindi sono 40 pezzi Cioè 39 Perché io ho già andate 1 Ecco qua, 39 pezzi mi sa che un po' di energia bisogna dargliela vabbè ma con calma non voglio sprecare energia, questo invece glielo possiamo ridare. Ok, una volta finito qua potremo usare il Fluid Transposer che devo ancora craftare per fare tutta sta roba. Invece torniamo all'inver, abbiamo le due cose, ora abbiamo otto di questi, ce ne avanzerà uno però pochi cazzi, e così potremo fare, vediamo un po', questo, sì, possiamo farlo. Poi bisognerà riempirlo e qui entra in ballo il fluid transposer. Che Andiamo a craftare anche il fluid transposer, eccolo qui, che è anche questo, abbastanza una cazzata. Quindi ci vediamo dopo. Ok, il fluid transposer l'ho fatto come vedete, eh, l'interfaccia è abbastanza semplice. Questo è il tank eh, interno e noi possiamo decidere se eh, prelevare qualcosa e metterlo qui oppure. Svuotare il tank interno e metterlo nel secchiello Che è quello che faremo noi Ora devo aspettare che la, la redstone uh, Finisca tutta Quindi ci vediamo nel prossimo episodio Perché ci vorrà un pochetto Io vi saluto, ciao a tutti